Ciao ragazzi, oggi volevo affrontare un argomento un po' delicato, e cioè la perdita del proprio animale domestico. Molte persone magari si rivolgono a noi dicendo che hanno perso da poco il loro animale e che magari da prima non volevano assolutamente saperne di prendere un altro cagnolino. Questo perché? Perché ci stanno molto male, purtroppo quando si perde un animale, se gli si vuole veramente bene, si tratta di elaborare un lutto vero e proprio. E io volevo parlare un pochino di questa cosa, perché molto spesso le persone anche mi dicono che non si sentono comprese. Il consiglio che si può dare in questi casi è, innanzitutto, di cercare di accettare la morte del proprio animale. Non è facile perché uno torna a casa la sera e aveva il cagnolino ad accoglierlo e non ce l'hanno più, perché comunque c'è il rituale di dargli da mangiare, di tenerlo sul divano, fargli le coccole, fare la passeggiata. Quando un animale, in modo particolare magari un cane, però può essere anche un gatto o anche un canarino, fa parte della nostra vita e ci accompagna per tanti anni, non è facile pensare di doverlo lasciare andare per sempre. Ecco, purtroppo quando si perde un animale, non ha senso, pensare di sbagliare se ci si sente di dover piangere, se si sente di doversi isolare per qualche giorno dalle altre persone. Bisogna elaborare un lutto vero e proprio, perché la perdita di un animale, un compagno di vita, comunque un essere vivente che ti dà affetto, che ti dà amore, che non chiede niente in cambio, non è una cosa facile. Quindi cercate di affrontarlo questo lutto così come vi viene. Non è neanche giusto doversi limitare solo perché la gente magari non capisce. Non è giusto. Quindi per qualche giorno, se avete bisogno di stare da soli, isolatevi. Avete bisogno di piangere, piangete, perché comunque è una cosa normale. La cosa importante invece è cercare di non cadere in depressione, perché purtroppo può succedere, specialmente le persone che sono magari molto sole, magari vivono da sole e vivevano solo con il loro animale. È facile che possano cadere in depressione. Questo invece è molto importante che non succeda. Quindi magari dopo qualche giorno sforzatevi, fatevi venire a trovare da qualcuno, accettate delle visite, andate a trovare qualcuno, cercate di parlare con chi sapete che vi potrà capire, perché tanta gente non capisce. Non prendetevela con quelle persone, evidentemente non hanno avuto un animale, evidentemente non sono stati così fortunati da poter capire quanto è importante l'amore di un animale. Quindi non prendetevela, anche perché fate fatica inutile. Se uno non lo capisce, non lo capisce, non c'è niente da fare. Cercate invece di confrontarvi con chi come voi ama gli animali e quindi vi può capire, può sapere il dolore che state passando. Un'altra cosa è quella di non farsi venire sensi di colpa. Perché? Perché purtroppo tante volte uno dice: ecco, se fossi andato dal veterinario prima, o magari se non l'avessi portato da quel veterinario, perché secondo me non l'ha curato a dovere, se l'avessi portato di là, non fatevi venire sensi di colpa, perché purtroppo è andata così. Avete fatto sicuramente tutto quello che era per voi possibile fare per il vostro animale. Quindi cercate di fare cose che vi possano rilassare, magari curare i vostri hobby, cercare il contatto con le persone. Un'altra cosa importante è, se sentite il bisogno di un altro animale, non pensate mai di fare un torto a quello di prima. Non pensate mai, mi sembra di sostituirlo. Ogni animale è a sé, ogni cane è a sé.
Non ci può essere una sostituzione. Oppure un altro errore che fanno le persone è cercare un animale, magari in questo caso un cane, identico a quello che avevano. Non fatelo perché non lo troverete mai. Io che ho tanti cani e che ho generazioni di generazioni, non esiste un cane uguale a un altro. Può essere simile esteticamente, ma il carattere non potrà mai essere uguale. Quindi cercate assolutamente, se ne sentite il bisogno, di farvi fare compagnia da un altro animale senza nessun senso di colpa. Purtroppo, o diciamo a volte anche per fortuna, questi animaletti vivono sempre meno di noi. La fortuna dove sta? La fortuna sta nel fatto che sapete che comunque riuscirete a occuparvi di lui tutta la vita, la sua vita. Ecco, purtroppo quando se ne vanno per un motivo o per un altro, non è una cosa facile da affrontare, è una cosa molto difficile, però dovete cercare di essere un pochino forti. Ecco, io ci tenevo tanto a fare questo discorso, anzi se avete dei suggerimenti da dare, perché magari purtroppo vi è capitato o avete avuto qualche amico che ha dovuto subire il lutto di un animale. Scriveteli i consigli qua sotto perché veramente le persone stanno davvero davvero male e hanno sempre bisogno di un pochino di conforto. Purtroppo è così, però volevo dedicare qualche minuto appunto a questo argomento davvero delicato, soprattutto perché è importante che le persone si sentano capite. Cercate assolutamente di entrare in contatto con persone che sanno cosa vuol dire perdere un animale o comunque l'amore di un animale. Dovete parlare con quelle persone lì. Non abbiate vergogna di sfogarvi, non abbiate vergogna di parlare, non abbiate vergogna di piangere. Non c'è nessuna vergogna perché chi ama gli animali sa benissimo quanto si soffre ad un distacco di questo tipo. Io spero di essere stata un pochettino di aiuto. E insomma, io vi auguro tantissimi anni felici insieme ai vostri animaletti.